Se tu fai cosa, pensa Sì. che qui sei inquadrato. Sì. Bene. Buonasera a tutti. Questo è un ulteriore incontro di questo ciclo che abbiamo chiamato La ricerca scientifica raccontata dai protagonisti, incontro con ricercatori e scienziati romagnoli. Il ciclo è progettato insieme dall'Associazione Nuova Civiltà delle Macchine e dall'Associazione Minerva. E diciamo che è transitato da questo posto qui a Forlì a Forlimpopoli, oggi siamo ritornati e siamo poi ritornati qui. Questa sera avremo, diciamo, un'altra sfaccettatura di questo racconto che vorrei ricordare è concepito come attività di sensibilizzazione verso il tema delle materie esterne, diciamo che abbiamo avuto sicuramente in alcune serate anche parecchi ragazzi del liceo, questa sera non ci sono, e questa sera in particolare abbiamo come ospite il professor Luca Barzanti che ci parlerà di matematica per l'economia. Conosco Luca per ragioni di biografie personali e quindi so in qualche modo qual è la sua traiettoria. Poi il conduttore di questa serata, il professor Luca Casali, ti presenterà, Claudio Casali ti presenterà e comunque direi che andiamo a cominciare. Se l'associazione Minerva porta il suo saluto, siamo contenti. Buonasera a tutti, ma penso che ormai conoscete bene Minerva. Io sono Marian, sono un socio di Minerva. E purtroppo la vicepresidente Martina Cavallucci non è potuta venire perché è impegnata per il nostro decennale. Infatti Minerva è nata nel 2013 a Bologna e appunto quest'anno stiamo facendo 10 anni da quando esiste. E Minerva è un'associazione di divulgazione scientifica fatta da persone appassionate, studenti, ricercatori, lavoratori appunto dei vari ambiti della scienza, dalla chimica, la biologia, l'astronomia, informatica, quindi io sono appunto sto studiando ingegneria informatica a Bologna e Minerva organizza incontri per la cittadinanza, per avvicinare appunto il cittadino al mondo della scienza e perché vuole renderla, diciamo così, più comprensibile, visto che spesso ci si immagina lo scienziato come quasi nella torre dell'avorio, che sa lui tutte le conoscenze, mentre il cittadino spesso rimane anche confuso, soprattutto sentendo anche le notizie che girano ultimamente. E quindi, giusto per ricordarlo, in autunno stiamo organizzando un grande evento a Bologna dove avremo insieme all'associazione, anzi al blog BUTAC, un bufale un tantino al chilo, blog che contrasta appunto la disinformazione e fa debunking. E appunto avremo questo incontro, questo grande evento a Bologna dove ci saranno vari ospiti, divulgatori conosciute a livello nazionale. E domani alle 12, sabato 12, sabato alle ore 12, faremo una live, una diretta di 24 ore in cui appunto faremo una raccolta fondi per poter appunto organizzare al meglio questo evento. E in collegamento ci saranno, oltre ai nostri appunto associati e le persone che fanno parte di BUTAC, anche altre persone e divulgatori. Quindi per chi vuole fare un salto, se volete sostenerci, appunto, seguite sulla pagina Facebook e Instagram, abbiamo il link alla raccolta fondi e vi ringraziamo per il sostegno. Grazie. Claudio, a te la parola. Va bene, allora io sarò veloce, io ho il compito di presentare il relatore, che è il professor Luca Barzanti, che è professore associato confermato presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Bologna e insegna matematica generale nella Scuola di Economia e Management qui a Forlì. Sì. I suoi principali interessi di ricerca includono lo studio dei metodi numerici, inclinanza matematica e matematica attuariale, lo sviluppo di modelli per la negoziazione e di sistemi di supporto alle decisioni nell'ambito dell'economia sociale, con particolare riferimento al fundraising. È autore inoltre di articoli di ricerca nell'ambito della didattica della matematica e di testi di matematica per corsi universitari.
Noi siamo molto contenti di parlare di matematica in modo anche, diciamo così, diverso dal solito, perché è una matematica applicata molto interessante. E rispetto alle altre serate abbiamo modificato, d'accordo con il professore, un pochino il format della serata. Anziché alternarci nelle domande, il prof ha già preparato una presentazione nella quale svilupperà tutte le domande che di solito facciamo riguardo a come ha scelto questo percorso, perché ha scelto questo percorso, come si fa per diventare professore come lui e come si fa per fare ricerca, quali sono i punti principali della sua ricerca e quali sono le applicazioni appunto di questa cosa. Il lavoro in solitaria, in equipe, e ci racconterà la sua giornata tipo. Per cui io altro non devo fare che lasciare la parola al professore che con le slide ci illustrerà tutto questo. Bene, professore. Bene. Ringrazio Claudio Casale, ringrazio Roberto Pamporesi, l'Associazione Nuova Città delle Macchine, ringrazio l'Associazione Minerva e ringrazio voi per essere qui presenti. Ascoltarmi. Allora, la prima cosa da dire è questa. Allora, io sono un matematico applicato, non sono un matematico puro. Qual è la differenza tra il matematico puro e il matematico applicato? Il matematico puro prova della nuova matematica, scopre della nuova matematica. Il matematico applicato invece applica a contesti che già sono contesti reali, una matematica che c'è già. Allora, con questo non vuol dire che la matematica pura non abbia applicazioni, assolutamente. Ad esempio, la crittografia che adesso serve per tutte le transazioni che avvengono su internet, per tutti gli scambi di dati che avvengono su internet, è un'applicazione della teoria dei numeri primi che è stata fatta dai matematici puri, che quando l'hanno fatta internet non c'era ancora. Quindi, la matematica pura ha delle applicazioni, però io non sono un matematico puro, non ho mai scoperto niente di matematica. Quello che ho fatto invece è applicare la matematica in contesti in cui prima non era applicata, oppure applicarla meglio di quanto fosse applicata prima. Quindi questo, da un punto di vista del matematico applicato, vuol dire capire qual è, capire bene, non capire all'ingrosso, capire bene qual è il contesto in cui uno vuole applicare la matematica per costruire un modello matematico. Io mi auguro di, insomma, in questa chiacchierata, di darvi un'idea di quello che vuol dire costruire un modello matematico. Allora, sulla tratta che mi ha presentato, che mi ha proposto il professor Casani, in realtà io avevo già cominciato a lavorare a questa presentazione, mi ha stimolato molto l'invito, ma insomma alla fine poi siamo ritrovati in quello che volevo comunque dire, in quello che lui mi avrebbe comunque chiesto. Il mio percorso iniziale. Allora, io mi sono laureato in matematica all'Università di Bologna e l'università, insomma, il corso di laurea di matematica, il dipartimento di matematica, che è il mio dipartimento qua dell'Università di Bologna, a suo tempo aveva uno stampo molto classico, cioè di matematica pura, di cosiddetti matematici verticali, i geometri, gli analisti, i fisici matematici, quelli che scoprono sempre nuove cose in quell'ambito. E non mi ci trovavo. Insomma, devo dire la verità, perché io sono sempre stato interessato ai risvolti pratici della matematica. Probabilmente è stata una congiunzione astrale il fatto che durante il mio quarto anno di a suo tempo il corso di laurea era di 4 anni, durante il mio quarto anno è stato istituito un corso di economia matematica in collaborazione con i matematici che appunto lavoravano all'allora facoltà di economia. E per me è stata una rivelazione questa cosa, nel senso che penso che mi abbia cambiato, non so se la vita, ma insomma ha cambiato un po' l'approccio. E tant'è vero che poi ho fatto la tesi in matematica, prima si parlava di finanza con
con qualcuno di voi in una selezione ottima di portafoglio, quindi un problema di ottimizzazione, un problema di matematica classica applicato all'economia. Per me è stata una roba che per me è una fulgurazione, insomma, per quello che, per come sono fatto io. Poi, dopo la laurea, ho approfondito le mie conoscenze attraverso scuole di formazione post laurea, in cui mi sono avvicinato a che cosa? Ai problemi economici che a quel tempo, erano i primi anni 90, che a quel tempo avevano risvolti più matematici. E mi sono reso conto che la matematica che si applicava a quei problemi era proprio quella che mi piaceva di più. Incredibile, ma è così. In più, il mio corso di laurea mi aveva, che era, diciamo, caratterizzato dal punto di vista applicativo, era indirizzato rispetto all'analisi numerica, che è sostanzialmente la programmazione al calcolatore di algoritmi che risolvono certi problemi. Questo, io avevo una robusta formazione di analisi numerica e questo mi ha dato un vantaggio competitivo. A suo tempo io sapevo la matematica, mi sono avvicinato ai problemi e poi sapevo programmare il calcolatore dei metodi risolutivi per questi problemi. Adesso fa sorridere il fatto che io programmassi in Fortran più usando la libreria, l'International Mathematical and Statistical Library, sembra due ere geologiche fa, però nel 92, 93, 94 questo faceva la differenza anche in ambito scientifico. Quindi io alla fine sono diventato ricercatore e poi professore perché questo è stato il mio vantaggio competitivo. Fortuna, non lo so, però io sapevo fare cose che altri miei competitor in quell'ambito, in quel, non sapevano fare. Allora io, ecco sì, in realtà questa cosa l'ho detta nelle chiacchiere che ho appena fatto, comunque quella, questa slide le riassume. Io non ho mai scoperto niente. Ho applicato matematica seria, matematica vera, non matematica delle barzellette, matematica vera, ma matematica che esiste già, a problemi, a contesti che invece questa matematica non la conosceva. Questo sin dall'inizio del mio percorso, del mio percorso di ricerca, adesso, indipendentemente dal ruolo accademico, del mio percorso di ricerca. Allora, poi ho pubblicato le prime mie ricerche scientifiche. A 25 anni sono diventato ricercatore di ruolo all'Università di Bologna in un settore scientifico disciplinare che è per sua natura trasversale. Non è il settore scientifico disciplinare matematica, ma è il settore scientifico disciplinare matematica per l'economia. Quindi c'è un, diciamo, riconosciuto uno spazio anche tra noi accademici per la cosiddetta matematica applicata. Poi qui insomma ci sono sfumature verbali diverse, ma non penso che questo sia il contesto di esplorare la matematica applicata. Allora io ho qui in questa presentazione diviso la mia attività di ricerca. Ora che succede? Non so. La mia attività di ricerca in due parti, che poi in realtà hanno anche coinciso con il, più o meno, insomma, con i miei gradini di carriera accademica. Nella prima parte mi sono occupato di appunto problemi numerici relativi a contesti assicurativi. Matematica attuariale era la matematica delle assicurazioni e a contesti finanziari. Nella seconda parte della mia carriera invece mi sono occupato di temi ancora più trasversali che hanno portato alla costruzione di sistemi di supporto alle decisioni in ambito aziendale e in ambito dell'economia sociale. L'economia sociale è il cosiddetto terzo settore. Pubblico, privato, economia sociale. Nell'economia sociale in Italia c'è molto volontariato, molto basata sul,
su una gestione artigianale, non così nel mondo anglosassone. E diciamo, i miei studi hanno contribuito anche a portare una matematica, un approccio matematico rigoroso nel gestire processi che sono quelli della raccolta fondi, della campagna di raccolta fondi, tipici appunto dell'economia sociale. Allora, poi mi sono occupato, mi occupo tuttora di ricerca in didattica della matematica, che vuol dire come insegnare meglio, come far imparare agli studenti meglio certi argomenti di matematica. Allora, di tutte queste cose io ve ne dirò alcune, poi se ci sono domande specifiche me le farete, cercherò di essere lineare, comprensibile, poi se qualcuno, ci sono ingegneri in sala, se poi vogliono, insomma, se vogliono insomma, approfondimenti anche da un punto di vista tecnico, ben vengano, però cercherò di, per quanto riesco, di rendermi comprensibile a tutti. Allora, qual era il problema della probabilità di rovina di un'assicurazione? È questo. L'assicurazione deve stimare la sua probabilità di fallire, quindi anche di non fallire. In base a che cosa? In base alla liquidità che ha. Quindi l'assicurazione deve scegliere quante delle proprie risorse non investire e lasciare liquide per fare fronte a richieste di indennizzo. Ovviamente questa probabilità dipende da delle ipotesi statistiche. Queste ipotesi statistiche ci dicono come verranno le richieste di risarcimento. Però qui qual è il punto? Il punto è questo, che questo problema quando io mi sono occupato di questo problema era stato risolto, così come si dice in gergo matematico, per via analitica, cioè si era trovata l'equazione che risolve questo problema. Adesso la faccio vedere, poi dopo scappiamo subito dall'equazione, però insomma, mi ho messo lì le formule che mordono, graffiano, però noi dopo le bypassiamo. Il punto era, si è trovata l'equazione che risolve il problema, però l'equazione non può essere risolta in maniera esatta. Allora bisognava cercare, quindi abbiamo un'equazione che ci fa vedere esattamente com'è il problema, però questa equazione non può essere risolta. Allora bisogna girarci attorno e trovare questi cosiddetti metodi numerici per risolvere l'equazione in maniera approssimata. Ed è quello che io ho fatto nelle mie ricerche. E poi, trovato il metodo numerico, si trattava di implementare al calcolatore la sua risoluzione. Attenzione, siamo negli anni 90, quindi avevo un calcolatore che quando dovevo implementare il metodo numerico ci si metteva svariate mezz'ore a svolgere il calcolo. Oggi lo stesso metodo numerico, se facciamo invio sul calcolatore di Claudio, che lui dice essere lentissimo, non ci accorgiamo nemmeno che comincia a calcolare. Quindi a suo tempo c'era anche un problema di tempo di calcolo, cioè bisognava trovare un metodo che poi, insomma, uno facesse invio e poi questo non ci mettesse 4 giorni a fare il nostro calcolo. Allora, quella là è l'equazione, quella là sotto. Si chiama un'equazione integrale, però quindi quella identifica esattamente il problema. Il punto è che non può essere risolto. Allora ci siamo messi lì, non ero da solo, anzi, in quel momento eravamo in due e io ero la metà più scarsa quel tempo. Ci siamo messi lì e abbiamo detto, cerchiamo dei metodi che invece possono essere risolti. Allora, dal di lì, siamo passati a quelle formule lì che fanno ancora più paura. Quindi adesso noi non è che parliamo di queste formule, però chi comunque le sa leggere capisce che lì c'è un metodo numerico, c'è una discretizzazione, un metodo ricorsivo, vabbè, tutte parolacce che non vogliamo approfondire. Come vi dicevo, c'era un problema di tempo di calcolo. Allora, in questa prima
filone delle mie ricerche, quello che io sono riuscito a trovare è quella tabellina e quelle due curve. In quelle due curve ci sta quella stima che dicevo. Cioè, al crescere in questo porta, sono uscito. No, ancora qui si vede poco, ma non ti capisco che c'è. Non capisco cosa si c'è. Al crescere dei soldi che la compagnia lascia inutilizzati, la sua probabilità di andare fallita diminuisce, va, tende a zero. Questo è il risultato della mia ricerca degli inizi di matematica applicata. Un secondo filone, sempre della mia parte della ricerca, è stato il seguente. Come stimare una certa curva che si chiama funzione di sconto, che viene stimata dai prezzi dei titoli obbligazionari. Cosa sono i titoli obbligazionari? Sono i BOT, i BTP. Allora uno dice, ma chi se ne frega di stimare la curva di sconto dei prezzi dei titoli obbligazionari? Allora, per farla breve, succede quello che vi ho scritto lì. Questo, cioè, non è un'esagerazione, è proprio così. Queste curve servono per fare trading, servono per fare scambi sul mercato di bonus. Quello che succede è che chi va sul mercato con la curva migliore guadagna soldi. Chi va sul mercato con la curva peggiore perde soldi. La faccio in maniera, insomma, colloquiale, ma è così. Allora, a suo tempo, ricordo anche che noi professori dobbiamo pubblicare. Dobbiamo rendere pubblici i nostri risultati, perché è su quelli che siamo valutati, su quelli che facciamo carriera. Invece gli uffici studi delle banche, no, anzi, quelli se li tengono ben stretti, quindi guardano le cose pubblicate, poi sviluppano le cose che a loro sembrano più interessanti, più promettenti. Io ricordo che a suo tempo la Deutsche Bank ci chiese qualche specifica sul metodo che noi avevamo sviluppato. Allora, cerco di darvi un'idea, senza entrare nella matematica, di cosa abbiamo fatto su questo dato. Allora, non immaginate, è proprio così. Quei puntini lì sono i prezzi che si vedono sul mercato di certi titoli in una certa giornata di contrattazione. Il compito è quello di... Quindi i prezzi sono i nostri dati, li leggiamo. Poi dopo, quei pallini sono grossi perché in realtà non c'è il prezzo. C'è un prezzo meno, lei me lo insegna. Cioè, ci sono in una giornata lo stesso titolo viene contrattato a diversi prezzi, quindi non è un punto matematico che non ha consistenza. Adesso lì lo hanno, insomma, anche esemplificato in maniera consolata, ma è un punto statistico perché in realtà ha una sua consistenza. Quindi abbiamo dei dati statistici. Il punto è, qual è la curva che approssima meglio questi dati statistici? Allora, qui in questi problemi ci sono due cose che intervengono. Il primo è il metodo statistico di stima. Allora, in questo caso il metodo statistico di stima non è rilevante. Quello che invece è rilevante è l'utilizzo di la scelta del tipo di funzioni con cui noi vogliamo fare questa stima, che si chiamano funzioni di base. Comunque, il punto è che se noi ci mettiamo delle funzioni piuttosto che delle altre, implicitamente stiamo mettendo una certa conoscenza, stiamo facendo delle ipotesi su quello che è il problema. Allora, queste sono la stessa curva, con gli stessi dati, con lo stesso criterio di stima, ma con funzioni di base diverse. Vedete che i risultati che si possono ottenere sono molto diversi. Cosa c'è in ordinale?
Allora, in grazie, no, ho voluto essere comunque. Allora, nella scissa, quindi sull'asse X, sull'asse orizzontale, c'è il tempo a scadenza, il time to maturity, è il tempo a scadenza tra quanto il titolo scade. BTP trentennale comprato oggi, la sua time to maturity è 30 anni. Nell'ordinata c'è il valore oggi di questo titolo, considerando che il suo valore nominale sia 1, cioè considerando di averlo comprato 1. Quindi quanto vale oggi un titolo che tra 30 anni mi dà 1? Si chiama funzione di sconto. Normalmente adesso quando si dice su un titolo si compra alla pari, si dice si compra a 100. Allora lì ho messo 1, ma 1 è 100%, quindi come dire 100. In ascissa c'è il tempo scadenza, in ordinata c'è la quotazione del valore oggi di una cosa che domani mi dà 1. Ok? Allora, lì il punto è, stessi dati, stesso metodo statistico, metodo di minimi quadrati, diverse funzioni di base e ci sono comportamenti molto diversi. Allora il punto è quello di trovare la funzione di base migliore, quella che produce una funzione di sconto la più regolare possibile. Allora, tra queste funzioni di base ce ne sono alcune che fanno delle oscillazioni mostruose. Ce n'è una che, diciamo, è quasi buona, però si chiamano, vabbè, le spline pubbliche, ma chi se ne frega di come si chiama. Però noi siamo partiti di qui. Però anche queste sono buone, ma non sufficientemente buone. Perché? Perché lei mi insegna un titolo obbligazionario non può avere un tasso di interesse negativo. Nominale, Allora il fatto che qui ci sia una curva che abbia un punto di minimo e poi risalga significa che il tasso di interesse in quest'ultima parte è negativo e questo non è plausibile. Quindi si ottengono delle funzioni che non sono plausibili, strutturalmente non possono essere, non si possono verificare. Allora nella nostra ricerca siamo partiti di qui, abbiamo usato delle funzioni ancora più complicate, che adesso si chiamano spline cubiche vincolate, quindi abbiamo risolto un problema di programmazione lineare, problema di minimo, di ottimo vincolato, e abbiamo trovato, queste sono le funzioni che abbiamo usato. Quello che abbiamo trovato è che abbiamo corretto quel comportamento patologico che non poteva verificarsi nella parte finale della curva. Allora, per correggere quel comportamento patologico c'è voluta della matematica, c'è voluto qualcuno, io a suo tempo, che programmasse tutta l'idea per riuscire a trovare la funzione migliore, che è appunto di cui vi ho detto prima esserci un significato anche pratico. Ma la funzione migliore cosa vuol dire? Cioè, allora, riscontro concreto di migliore. Cioè, questa allora, stima è il riscontro. Allora, la funzione di sconto. Allora. Abbiamo dei dati. La funzione di sconto vera non la conosce nessuno, perché se la conoscessimo, se io conoscessi la funzione di sconto vera, domani andrei sul mercato e diventerei infinitamente ricco. Quindi tutti vanno sul mercato con una funzione di sconto stimata. Dopodiché ci sono diversi criteri rispetto a cui uno può considerare una cosa migliore o non migliore. In questo caso, guarda, ti rispondo così, poi dopo ti rispondo così. Funzione di sconto migliore significa che questa curva, che è la curva dei tassi a termine, forward rate, è una curva di tassi. Quella curva lì è la più regolare possibile. La teoria,
l'evidenza empirica dei trader in quel periodo ci diceva: guarda, tu devi stimare questa funzione, da questa funzione deriva questa funzione, cioè questa si calcola una volta che hai stimato questa, e questa deve essere la più regolare possibile. Allora, con le spline cubic avevamo che i tassi forward precipitavano sotto lo zero, questo non è plausibile, ma al di là del fatto che precipitavano sotto lo zero nella parte finale, qui c'era un comportamento poco regolare. Con le funzioni che abbiamo usato noi abbiamo una curva di tassi forward regolare, quindi questo era il nostro obiettivo. I punti, come dire, di osservazione. Sì, i dati. Sì, allora, sì. Non è una regola che mi sente certa poco, insomma. Certo, è il prezzo che fa. No, certo, è il prezzo che devi pagare, perché, cioè, lì qual è il punto? Che si sono stati introdotti dei vincoli per tirare questa curva in modo tale che non scendesse e risalisse. Perché allora non può scendere e risalire, viola un principio, come se fosse un principio fisico, cioè non può scendere e risalire. Quelle stime da una curva che scendeva e risaliva, di fatto è come se uno la tendesse. Allora tenderla vuol dire sì, alla fine lì pagare qualcosa, però attenzione, questa cosa qui è la lente di ingrandimento, eh? Cioè questa qui è la lente di questa parte qui, quindi qua lo vediamo in maniera macro, però qua vedendo tutto sommato non ci andiamo lontano da questi punti, più o meno, per esempio siamo più lontani da questo che da questo. Ricordiamoci che quelle sono, non sono punti ma sono aste statistiche. Non mi dispiace, grazie, posso attaccarmi? Sì. Bene. Invece nella seconda parte della mia carriera, questa è una matematica applicata, ma una matematica applicata in un campo in cui la matematica era già applicata. E noi abbiamo trovato metodi migliori, cioè lì la competizione era sul trovare un metodo migliore che facesse qualcosa. Nella seconda parte della mia carriera invece mi sono spinto ancora più trasversalmente. Adesso i miei colleghi di dipartimento non la considererebbero nemmeno matematica, quella da studiare, perché è troppo applicata per loro, mettiamola così. Che è stato quello appunto di introdurre la matematica dove non c'era. Poi oltre alla matematica classica, anche metodi di, come si chiamano oggi, di soft computing o di intelligenza artificiale, che comunque hanno sempre basi matematiche, poi dopo si spingono verso l'informatica, però insomma ci sono sempre dei fondamenti matematici importanti anche in questi metodi, sul data science, sulle grandi quantità di dati, eccetera, eccetera. Allora, questa seconda parte della mia attività di ricerca l'ho divisa a sua volta in due parti. La costruzione di sistemi di supporto alle decisioni in ambito aziendale, anche se poi l'azienda in cui abbiamo testato questa cosa era un'azienda anche questa non profit, però insomma che viaggia con meccanismi di tipo aziendale. E poi invece sistemi di supporto alle decisioni più appunto sull'economia sociale, che è il famoso terzo settore di cui vi parlavo precedentemente. Allora, una particolarità di questo mio secondo tempo, insomma, di ricerca, che poi è quello che tuttora prosegue, è quello di avere coinvolto persone al di fuori dell'ambito accademico, quindi dirigenti d'azienda, persone che erano interessate anche alle ricadute pratiche di queste ricerche. Con tutto che sono state, come ho scritto lì nella parentesi quadra, non erano
i nostri report aziendali erano ricerche vere, cioè validate dalla comunità scientifica, però con ricadute pratiche, insomma, importanti. E in questo, insomma, in questa seconda parte del secondo tempo, insomma, della mia attività di ricerca, ho fatto ricerche legate al territorio, che adesso vanno poco, perché da dopo la legge Gelmini è stato tutto riaccentrato nei dipartimenti a Bologna. C'è stato un momento invece in cui lo sviluppo dei poli romagnoli era considerato un plus, come si dice in linguaggio economico. Da dopo la legge Gelmini, insomma, è stato tutto un po' riaccentrato, e questa cosa di fare delle ricerche legate al territorio, che l'anno prima era considerata, insomma, c'erano finanziamenti, era considerata assegni di ricerca, eccetera, dopo invece era una cosa un po' controcorrente, ma chi se ne frega, io ho continuato con le risorse che ho trovato nel territorio, perché non tanto con le risorse del dipartimento, che a quel punto non erano più disponibili, mettiamola così. Allora, il problema di cui mi sono occupato insieme a questi dirigenti d'azienda, eccetera, eccetera, è stato il seguente: come valutare il carico di lavoro dei project manager di un ente di formazione, ci sono dei project manager i quali svolgono una certa quantità di lavori, di compiti. Il punto è come valutare il loro carico di lavoro. Allora, la metodologia che abbiamo applicato è una metodologia che in ambito aziendale è molto utilizzata, perché è leggibile, nel senso che poi gli aziendalisti capiscono i risultati, perché se dà un aziendalista un risultato che non capisce, lui non lo applica. Punto. E poi anche, diciamo, facilmente è una parola grossa, però implementabile, cioè realizzabile con, non dico un foglio Excel, ma una serie di fogli Excel molto robusta, ma utilizzando un software di base, cioè Excel, non software per la matematica, per la statistica, che sono inavvicinabili da parte di una persona che non sia formata in maniera specifica. Allora, qui qual è il punto? Il punto è che questo metodo, che si chiama integrale di Choquet, insomma, un metodo che si dice non lineare. Cosa fa un metodo non lineare? Non cattura solo le interazioni tra le varie, i vari componenti di una realtà. Perché se catturasse le interazioni solo tra i componenti di una realtà, uno fa una media pesata. Ma cattura anche le sinergie e le ridondanze tra questi elementi. Ad esempio, c'è una cosa che se io la faccio una volta mi può servire per due o tre lavori. Sinergia. Oppure c'è un lavoro noioso, ripetitivo, come quello di mettere dentro dati del computer, che se io lo faccio in piccole dosi, faccio presto, mi stanco poco e non faccio errori. Ma fare il doppio di quel lavoro non vuol dire fare il doppio di quella fatica, perché dopo un po' mi stanco, faccio errori e devo tornare indietro. E quindi qui siamo nel caso della ridondanza. Allora, applicando una metodologia di questo tipo, ci sono alcune cose da fare. La prima, bisogna prendere la realtà e riuscire a schematizzarla in un albero gerarchico. Qui ci sta l'impegno, adesso non globale, ma l'impegno dello svolgimento di un certo lavoro del project manager. Questo impegno dipende da certe cose, ciascuna di queste cose dipende da altre cose, poi qua l'albero continua, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, prima cosa, bisogna scrivere la realtà in maniera gerarchica. È un lavoraccio. Però ci si mette lì, ci si sbatte un po' la testa, la dirigente, la manager, consulta i propri project manager, bisogna descrivere la realtà con un albero gerarchico. Quando è stato fatto questo? Questa è la descrizione del fatto delle attività che abbiamo fatto. Questa, allora, qui alla radice dell'albero c'è l'impegno del project manager di
seguire un corso di formazione, cioè di supervisionare dall'inizio alla fine lo svolgimento di un corso di formazione. Questo impegno dipende da quattro cose, ciascuna di queste quattro cose dipende da altre cose, eccetera, eccetera. In questo modo quindi descrivi le attività che poi deve fare su Adunel di parte. Descrivo le sottoattività, sì, cioè, quindi curare le relazioni con le scuole, con la famiglia, eccetera. Poi sì, descrivo le sottoattività, cioè i vari punti di impegno in maniera gerarchica. Sì, è un albero gerarchico. Però il diagramma di flusso è una cosa che può tornare anche indietro. Questo invece ha una radice e delle foglie. Nelle foglie ci sono le caratteristiche. No, prego. Le correlazioni tra di loro, dipendono da dove ci sono. Arrivo. Cioè, poi se no, fatto bene. Poi se non le rispondo me lo richieda. Però, allora, prima cosa, dobbiamo costruire un albero gerarchico dove la realtà è descritta in questo modo. Alla radice c'è l'impegno globale che si divide nei vari impegni e nelle cosiddette foglie, ci sono le varie caratteristiche del corso, quindi le varie caratteristiche di quell'impegno, quindi un corso è fatto in quel modo, in quell'altro. Quindi lì quelle cose ovali invece che quadrate sono quelli che si chiamano i dati di, cioè vengono, quel corso è caratterizzato in ultima analisi da quelle micro caratteristiche. Allora, questa è la realtà gerarchica. A questo punto cosa bisogna fare? In paroloni, siccome l'integrale l'integrale è una misura, bisogna identificare la misura. Per identificare la misura, questo parolone mostruoso, come si fa a identificare la misura? Si fa così, perché questo poi è una misura discreta, quindi facciamo presto. Si fanno, allora, questa è tutta la matematica che ci sta dietro, che non ci frega niente. Però c'è, io lo metto lì per dire che c'è un metodo matematico, a noi non ci interessa, però cioè, non è che stiamo giocando i bussolotti, c'è un metodo matematico rigoroso, validato, nelle pubblicazioni scientifiche, dove gli scienziati si menano tra di loro durante i convegni, poi alla fine arriva uno e dice sì, quel metodo va bene. Quello è il metodo che va bene. Mettiamola così, adesso lo sto semplificando. Allora, qual è il problema? Ecco, come si fa a tenere conto delle sinergie e delle ridondanze? Per ogni nodo si vanno a vedere i sottonodi figli. Nei sottonodi figli si fa compilare ai project manager insieme al management dell'azienda un questionario. Questo questionario non ci chiede solo quanto ciascuna delle cose figlie concorre all'impegno del nodo padre, ma anche quanto ciascuna coalizione di criteri, quindi ciascuna combinazione di criteri. Allora, là nell'albero non si vedeva, ma quando vado a riempire il questionario, io lì dentro ci metto le sinergie e le ridondanze. Ma attenzione, gliele metto combinando un questionario. Quindi i project manager rispondono a una domanda: se il criterio Pippo e Pluto sono ottimi e il criterio Paperino non c'è, quanto giudichi il lavoro della coalizione Pippo Pluto per il criterio Zio Paperone? Allora, io prendo il criterio Pippo, il criterio Pluto, il criterio Paperino, diviso. E questa sarebbe una media pesata. Ma poi, nel valutare le coalizioni, implicitamente vedo se ci sono sinergie o ridondanze di quei criteri. Quindi, tengo conto di queste cose nel fare compilare questi questionari. Alla fine quello che succede è questo, vi faccio vedere il risultato, questi sono tutti i numeri di una nostra pubblicazione, però il punto è che il management aveva dato una valutazione del, qui ci sono i project manager, qui ci sono i lavori che loro hanno fatto, qui c'è la valutazione che aveva dato il empiricamente il management del loro lavoro. Qui c'è la valutazione che ha dato il sistema di supporto alle decisioni.
Vedete che il lavoro di alcuni project manager è sovrastimato del 15%, il lavoro di altri è sovrastimato del 23%. Ma chi lo dice che è sovrastimato ed è sottostimato? Lo dicono loro stessi, perché li hanno compilati loro i questionari. Quindi questo metodo di valutazione ha creato un po' di... In relazione al tempo assorbito dall'attività. La misurazione, allora lì ci sono diverse attività, e il management dice a Roberto: no, questa cosa non gliela do, la do a Claudio perché Roberto è oberato, Claudio invece è più libero. Mariangela: no, no, troppa roba da fare, niente. E questo qui lo faccio empiricamente. Dopodiché, quello che viene fuori è che se noi scomponiamo la realtà in tutto quell'albero, diamo noi i pesi a ciascuna micro cosa e le interazioni tra le cose, viene fuori che l'impegno, adesso lì l'ho chiamato work, l'impegno è diverso da quello che pensavo. È diverso in alcuni casi del 7%, in altri casi è diverso del 15%. Quindi quello che il management pensava che Claudio fosse troppo berato rispetto a Roberto, non è vero. Torno. L'impegno di lavoro. Allora, ho capito adesso la domanda. C'è una letteratura che ci dice come misurare l'impegno mentale. Non sono le ore di lavoro, è l'impegno mentale. Quanta fatica faccio ad andare a parlare al Games Bond piuttosto che andare a parlare al convegno internazionale. Cioè, quindi io ci metto sempre un'ora, però non faccio la stessa fatica. Quindi è il workload, è l'impegno mentale. Che non è facile da misurare. No, non è facile da misurare, però questo non era il nostro punto. Cioè, noi ci siamo basati su una letteratura e sul fatto che, insomma, si facesse così. Dopodiché arrivo, il nostro è stato un metodo di stima, non è che abbiamo definito noi l'impegno mentale. Una curiosità, certo. Quante domande vengono fatte in questi questionari? Tantissime. Il punto è che questi questionari è la parte più mostruosa, perché, allora, per ciascuno di questi nodi, allora, io parto dalle foglie, poi vado sopra. Per ciascuno di questi nodi io devo fare un questionario che da qui mi porta qui. Quante domande devo fare? Siccome devo guardare anche le coalizioni, e questo, prendiamo questo qua, questo nodo e questi sottonodi. Questo nodo è formato da 4 sottonodi. Se devo valutare anche tutte le coalizioni, il numero di domande sono 2 alla quarta, quindi 6. Cioè, per valutare questo, attraverso questi, io devo fare... Dov'è? Dove sono i questionari? 16, allora, no, qui i criteri sono solo 3. Vabbè, se i criteri sono 3 devo fare 8 domande, se i criteri sono 4 devo fare 16 domande. Quindi l'aspetto di... Allora, si dice di elicitazione, cioè di tirare fuori la conoscenza, è onerosissimo. Quello che, diciamo, si può dire è che uno lo fa una volta, basta. Quando tutti sono d'accordo, gli esperti si mettono intorno a un tavolo, compilano il questionario. I questionari sono tanti quanti sono i sottonodi. Per ciascuno questionario ho tante domande, 2 al numero dei sottonodi. Quando mi sono massacrato a fare tutto questo, però ho un criterio oggettivo. Quindi anche che comunque il questionario deve cercare di limitare la personalizzazione delle risposte, certo, magari una sua percezione di difficoltà, di carico, di un altro, che è anche legata alla personalità. Certo. Allora, qui si sente. Forse sì. Domande faccio. No, le domande sono le seguenti. Le domande sono facili da fare, il problema è fare la valutazione. Non riesco a tornare indietro. Le domande che devo fare
sono queste. Io ho questo criterio valutato attraverso questi quattro sottocriteri. Le domande sono: se questo è massimo e questi non ci sono, quanto vale l'impegno di questo rispetto a questo? Poi, se questo è massimo e gli altri non ci sono, se questo è massimo e gli altri non ci sono, e poi anche le coalizioni, se i primi due sono massimi e gli altri non ci sono, quindi lì sono quattro sottocriteri o massimi di domande. E le domande sono quelle, né? Che il punto è quello che dice lei. Il punto è che gli esperti non sono sempre d'accordo. Allora lì, qui abbiamo usato una metodologia di base, che è la seguente. Il direttore generale si è messo a parlare con i suoi project manager, si sono messi lì, si sono un po' scornati e alla fine hanno trovato un numero che andasse bene. Chi sono metodologie? Viene utilizzato oppure ancora il metodo viene utilizzato. Questo metodo viene utilizzato nel privato. Allora, io vado avanti, poi mi fermi tu, che ci sono domande, vado avanti, poi a un certo punto quando mi... Allora, ci sono delle leggi che adesso mettono delle questioni valutative anche nei settori pubblici, però insomma, non sono ancora così stringenti come nel privato. Però il problema della valutazione nel senso che dalla quello che uno viene valutato perché nel pubblico si deve valutare a livello concorsuale, no? Ma mi chiedo, nella vita, nella produttività, nella gestione di una realtà aziendale, è mai venuto in mente nessuno di raccontare al pubblico? No. Allora, l'obiettivo di questo nel valutare l'impegno di un'attività, per questo, cioè, la ritenuta completa di questa cosa di qual è? Distribuzione del lavoro. Allora, la ricaduta completa è distribuzione del lavoro. In questo caso specifico, una volta che sono state fatte le valutazioni, aspetta, devo puntare in qua perché in realtà. Ecco, una volta che sono state le valutazioni c'erano dei bonus da distribuire. Allora c'è stata una proposta di diversa distribuzione di bonus, dopodiché... Quindi per la remunerazione di salari variabili. Sì, l'idea è quella. L'idea è questo, sì. Di cercare di creare dei criteri, tra virgolette, oggettivi, nel senso di riconosciuti nell'ambito della realtà, per arrivare a segnare una quota di salario variabile. Allora, questa è una possibile ricaduta ed è quella su cui abbiamo lavorato noi. Dopodiché uno può... L'efficienza dell'attività viene applicata al di là del compenso economico, no? Perché le persone sono poi diversi, no? Poi ci sarebbe la persona del genere, eccetera, che non vogliamo entrare in mente. Sì, cioè non ne usciamo. Allora, non riesco a dare una risposta esauriente alle domande. Bisogna guardare la letteratura. La mia impressione è sì, nel senso che l'integrale di Choquet è applicato in tantissimi ambiti, di sicuro qualcuno che l'ha applicato anche a questioni di efficienza, certo. Rispondo però a una sollecitazione di prima, se posso, perché secondo me nel pubblico. Allora, ultimamente ho seguito una tesi sull'integrale di Choquet che partiva da queste cose. La mia collega aziendalista si è ingolosita, mi ha fatto conoscere la sua sinistra di ricerca. La sua sinistra di ricerca si occupa adesso... forse non lo so bene nemmeno io di cosa si occupa, però ci sono delle strutture pubbliche sanitarie, non l'IRST, perché l'IRST non è pubblico, ma ci sono delle strutture pubbliche sanitarie che devono pubblicare per legge un piano che si chiama PIAO. Questo PIAO
che io non so bene cosa faccia, però in qualche modo certifica quali sono i valori che questi istituti danno alle loro azioni. Allora, stiamo cominciando adesso una ricerca per cui attraverso questi PIAO, con l'intervista degli esperti che sono i direttori di questi enti pubblici di stampo sanitario, noi andremo, non abbiamo fatto ancora niente, salvo incontrarci, dire com'è bello, e poi la sinistra di ricerca ha contattato i dirigenti di queste varie enti sanitari e si devono incontrare per far cosa? Per fare i questionari. Dopodiché, una volta che hanno fatto il questionario, siccome la realtà pubblica, sanità pubblica, sono enti, adesso non sono nel mio campo, ho fatto due incontri, quindi dico le cose un po' all'ingrosso, però sono enti sanitari che si occupano anche di ricerca, tipo l'IRST, ma l'IRST non è pubblico, quindi perché... Sì, si chiamano IRCCS, quelli lì, adesso gli IRCCS devono pubblicare un PIAO, questo PIAO che è un piano degli intenzioni, su questo PIAO loro ricevono dei finanziamenti, lo devono pubblicare e ricevono dei finanziamenti perché fanno anche ricerca. Allora il punto è quello di capire dal loro PIAO, prima si costruisce la realtà, si costruisce quell'altro, però le mie amiche aziendaliste mi dicono che lì c'è già l'altro. Il punto è quello di andare a mettere i pesi e quindi consultare i vari esperti. Siamo solo agli inizi, quindi si diceva nel pubblico. Non ho capito. Ah, vogliamo pubblicare su queste cose. Lì abbiamo appena cominciato. Ah, la valutazione della ricerca scientifica. Per i risultati, eccetera. Però questi pesi, cioè questo, allora andare a scoprire quando un curriculum è vero o è, cioè, non so come dire. Cioè la domanda è se si può pensare di applicare una metodologia del genere per la valutazione della ricerca scientifica. La risposta è sì. La risposta è sì. Dopo lì il punto però è che se uno si deve mettere nell'ottica di una commissione, cioè allora non si mettono d'accordo sui pesi, però la metodologia sì che sarebbe applicabile secondo me. Adesso a qualunque valutazione di cui ci sia una realtà che possa essere decodificata. Qua è arrivato un questionario dell'Istituto San Paolo sui consulenti e c'erano 20 domande, io rispondo. Io mi immagino che queste domande a cui ho risposto facciano parte di un metodo con cui lei, questo qui, valuta, intesa San Paolo, i suoi consulenti. Sì, non c'è alcun dubbio. Cioè, diciamo che non è questo metodo qui, no, perché questo metodo, fa delle domande molto specifiche. C'è un metodo statistico. Devo usarlo. Dopodiché il diavolo si nasconde nei dettagli, nel senso che no, nel senso che si può dire tutto il contrario di tutto con gli stessi dati. Ah, certo. Però questa è un'altra storia. La mia curiosità è una questione che parla di personale. Quando si tratta di sistemi per la ricerca della qualità, c'è qualcosa forse da decidere. Ci sono gli audit, sono domande, sono ricerche e valutazioni in base a un criterio oggettivo. Che è quella della migliore qualità di base, no? Le è mai capitato di avere a che fare con questioni matematiche riguardanti questo settore? No, nella mia esperienza no, però immagino... Non cose tecniche che mi devono avere. Sì, no, l'auditing so cos'è, cioè stavo pensando ad applicare una metodologia del genere, bisogna trovare... Cioè la conoscenza deve essere gerarchizzata. Se è possibile farlo, allora... Se è possibile gerarchizzare la conoscenza, cioè fare l'albero di conoscenza, faccio il parolone, il knowledge tree, se si può fare l'albero della conoscenza, allora si può applicare anche questo metodo. Però non lo so se il dominio è tale, cioè lì bisogna conoscerlo bene. Sì, sì, no, perché voglio sapere il comando. Certo. Io dico da persone che comunque si occupa di
Tutte le aziende abbiamo fatto anche dei sistemi di gestione del personale, dei sistemi di valutazione, quindi un po' di testano nel giorno che c'era. Quando ti parli di questa roba qui, c'è un sacco elevato, cioè quella valutazione qualitativa è una roba fatta ex post sulle attività fatte o è una valutazione, quando prima hai parlato, quando c'era l'impegno mentale, che misurare l'impegno mentale. Ma questo cos'è? L'impegno mentale esporto quello che è successo o è l'impegno, una valutazione di quello che è un quadro di attività che devo andare a fare? Allora, quello è l'impegno mentale esposto. Poi è chiaro che con l'energia si può anche pianificare un'attività esatto, però lì cioè, ci stiamo pensando, però lì c'è un altro punto perché devi temporizzare, quindi devi vedere in un anno quanto do all'inizio, quanto do alla fine. Un corso all'inizio richiede più impegno, poi meno, insomma lì c'è tutta un'altra storia da modellare che non abbiamo fatto, che abbiamo in mente ma non abbiamo fatto. Quello è un impegno esposto. Sarebbe interessantissimo applicare al campo della produzione, perché quando uno per dire lancia all'interno di un'azienda pubblico o privata il tema della riqualificazione del personale, e poi dopo subentra anche una questione del genere, sapere questo che ricaduta, cioè nel senso sulla qualità dell'effettivo rendimento, perché qui si usano fondi all'infinito, tra l'altro nazionali, europei, regionali, su questo tema della formazione all'interno del mondo del lavoro. Però noi non sappiamo assolutamente. Sì, sarebbe molto interessante, io dico, allora, questi erano la distribuzione di bonus, tra l'altro anche insomma, non faraonici, però rispetto a questo, poi dopo la realtà insomma, in cui è stato applicato ha trovato delle resistenze sindacali. Ecco, quindi, no, perché... Parliamo dell'amministratore delegato del credito che... No, ho scatenato di tutto senza volerlo. 10 milioni di euro. Per il relatore di finire il suo discorso, poi dopo sarà l'ambito aperitivo, possiamo approfondire chiaramente queste parole, però visto che la presentazione è un po'... Sì, io posso saltare le conclusioni quando vuoi, però mi piacerebbe parlare di un'altra cosa prima delle conclusioni, se si può, poi magari... Allora, in ambito non profit, in ambito non profit mi sono occupato di questo problema dal 2006. E il punto qual è? Il punto è stato quello di introdurre metodi matematici di ottimizzazione che in ambito profit sono in voga da 20, 30, 40 anni, perché lì c'è il profit, nell'ambito non profit in cui appunto spesso le valutazioni e diciamo, usando un linguaggio aziendale, la governance dei processi era fatta in modo molto artigianale. Allora, è vero che il non profit si è modernizzato negli ultimi anni e quindi diciamo le mie ricerche che in qualche modo ho fatti tutti insomma i dovuti demoltiplicatori in un ambito di nicchia, insomma hanno anticipato i tempi, oggi hanno portato anche a ricadute tecnologiche. Allora dico per chi non lo sa, molti lo sanno, c'è cioè qualcuno qui dentro lo sa, ma dico per chi non lo sa, cosa deve fare un professore universitario? Siccome poi con Roberto ogni tanto se ne parla di queste cose, quello che noi dobbiamo fare come professori universitari è pubblicare le nostre ricerche. Allora, pubblicare di per sé non è una roba così semplice, perché uno deve dire qualcosa di interessante e di nuovo in un ambito che interessa
il mondo scientifico. E poi quello che dice di interessante di nuovo deve essere validato dalla comunità scientifica, perché uno dice le cose, poi dopo le va a raccontare, poi dopo ti massacrano, prendi e vai a casa. Invece no, le va a raccontare, cercano di massacrarti, te rispondi, poi scrivi, cercano di massacrare, alla fine c'è un processo di validazione della comunità scientifica. Questo è quello che fa il professore universitario. Allora, l'effettivo utilizzo su larga scala dei risultati delle proprie ricerche è un'altra cosa, è quello che si chiama il trasferimento tecnologico. Allora, io ho cominciato a occuparmi di questi temi nel 2006 da professore universitario, cioè avevo visto che c'era uno spazio per pubblicare. Questo è un problema interessante, il non profit. Qui a Forlì è un polo importante, io ho studiato con colleghi il mondo del non profit, mi sono reso conto che nell'attività di raccolta fondi, cioè di fundraising, venivano utilizzati dei database e questi database venivano interrogati in maniera grossolana. Allora ho detto, allora ci mettiamo dentro della matematica buona e ho cominciato a pubblicare. Le pubblicazioni funzionavano perché era un ambito nuovo di interessi, non profit, la matematica centrava. E sono andato avanti da buon professore universitario a pubblicare, finché ho pubblicato bene, tutto bene. Il punto qual è? Il punto è che poi di queste cose gliene ha importato qualcosa a qualcuno delle associazioni non profit. Allora, la risposta è per tanti anni no. Dopodiché a un certo punto il machine learning, adesso vanno tutti i big data, allora vanno tutti questi paroloni e allora le associazioni non profit hanno cominciato a affidarsi a delle software house che gli hanno fatto qualche algoritmo per risolvere questo problema del fundraising. E a un certo punto sono saltati fuori gli studi che avevo fatto anche anni prima e quindi su questo discorso del trasferimento tecnologico ci sono voluti, come scrive lui, 16 anni dalla prima mia idea da professore alla ricaduta tecnologica. Allora, ultimamente, il 4 novembre del 2022, l'Università Ca' Foscari di Venezia ha organizzato però una giornata di studi su questo tema in cui non c'erano solo gli universitari, ma c'erano anche il mondo delle associazioni e lì sono stati presentati anche casi di studio rispetto al tema che è la costruzione di sistemi di supporto e decisione nella gestione del fundraising. Allora, mi ci addentro o no? No. Allora, dico due parole, poi dopo vado alle conclusioni. Allora, non mi ci addentro. Qui il punto è che sono stati costruiti dei sistemi di supporto alle decisioni, che se adesso, di cui se io faccio vedere a Roberto un po' come l'architettura dei sistemi, insomma, sono architetture piuttosto articolate. Questi sistemi di supporto alle decisioni ce ne sono tanti, perché non c'è il sistema di supporto alle decisioni. Dipende dal tipo di associazione, grande, media, piccola, dipende dai dati che ci sono nel database. Allora, a seconda di queste cose, noi abbiamo usato della matematica più precisa, della matematica più generale, a seconda appunto dei dati che avevamo a disposizione, per tirare fuori appunto dei suggerimenti da parte del sistema sulla migliore strategia di raccolta fondi. Cos'è la migliore strategia di raccolta fondi? È che cosa faccio in questa campagna di raccolta fondi e a chi rivolgo la mia sollecitazione. Quindi mi dice cosa fare, il sistema è un suggerimento, mi dice cosa fare e mi dice a chi farlo. Una cosa rapida, questi sistemi, vabbè, che hanno i loro modelli matematici, eccetera, eccetera, funzionano indipendentemente dalle preferenze del fundraiser, cioè del decisore, dell'uomo? La risposta è no, perché all'interno di questi modelli matematici ci sono dei parametri, su cui adesso ovviamente non entro, perché sono tutte robe matematiche, ma lì il fundraiser ci mette le sue preferenze, lì il fundraiser ci mette le sue valutazioni. Quindi se io uso il sistema e penso certe cose sulla mia associazione, se lo stesso sistema lo usa Roberto
che ha un'altra visione, perché oppure ha un'associazione leggermente diversa, le risposte del sistema sono diverse. Quindi il fundraiser interviene nel fare, come si dice, il fine tuning del sistema, cioè nel mettere i parametri. Va bene, qui ci sono i risultati, andrei alle conclusioni. Ah no, prima di andare alle conclusioni dico solo una cosa, che rispetto alla là davanti, in maniera, poi se qualcuno vuole, abbiamo parlato tantissimo, ecco, rispetto alla didattica della matematica, dico solo una cosa. Mi sono occupato di ricerca di didattica della matematica, sia della anche della matematica finanziaria. Poi ci sono cose interessanti anche di ricerca didattica della matematica classica che coinvolgono però la conoscenza del gioco degli scacchi. Qui c'è qualcuno che sa giocare a scacchi, magari se ne può parlare. Però niente, didattica della matematica rispetto ai problemi finanziari. Qui il punto qual è? Il punto è che oggi abbiamo degli strumenti tipo Excel che ci danno la possibilità di fare dei calcoli finanziari anche per chi non sa quello che ci sta sotto. Allora, su cosa si può concentrare chi non sa quello che ci sta sotto? Si può concentrare sulla modellazione del problema, cioè sul capire come è fatto il suo problema decisionale. Allora, qual è il progetto? Il progetto, perché lo voglio nominare, perché è fatto anche, lo stiamo facendo anche in collaborazione con Nuova Civiltà delle Macchine. È un progetto di educazione. Scusa? Sulle discipline interne? Sì, sulle questioni finanziarie, quindi siamo all'interno di un'ottica esterna. Ci sono dei fondi regionali, insomma c'è uno spazio rispetto alla educazione finanziaria, alla cosiddetta financial literacy. Allora, qual è qui il punto? Siamo agli inizi, però stiamo costruendo sulla base di mie ricerche fatte con l'utilizzo di risorse di Nuova Civiltà delle Macchine in termini di persone, non risorse economiche, ma in termini di... trovato un esperto informatico che cerca di dare una mano per mettere a punto il modo. Sì, vogliamo... portare avanti un progetto appunto di educazione finanziaria il cui scopo è quello di rendere le persone consapevoli rispetto alle conseguenze delle proprie scelte in campo finanziario. E poi con Roberto apre tutte le porte qui, magari coinvolgere il territorio e le istituzioni interessate a tutto ciò. Concludo con tre slide su quello che è il mio percorso, se posso. Allora, il mio percorso di ricerca è stato trasversalissimo, molto trasversale. Questo ovviamente è stato dettato dalle mie attitudini personali, perché come vi dicevo all'inizio, un po' per quello che insomma ho cominciato a fare questo lavoro e poi lo porto avanti ancora con entusiasmo. Mi piace muovermi fuori dagli schemi. Però insomma in ambito universitario questo insomma ti devi sempre un po' guadagnare la cosa, perché non, insomma in un contesto di ricerca verticale quando tu fai delle ricerche interdisciplinare te la devi sempre guadagnare. Però io questo mi piace fare, questo forse so fare meglio e questo faccio insomma anche con qualche risultato. Rispetto alle collaborazioni rispetto quindi alle collaborazioni e alle ricerche in gruppo, per rispondere poi a qualche sollecitazione che mi dava il professor Casali, per fare ricerca trasversale bisogna essere in gruppo, perché non c'è niente da fare. Non solo bisogna essere in gruppo, ma bisogna essere in gruppi eterogenei, perché insomma ciascuno sa il suo, e se tu devi mettere insieme competenze varie devi fare appunto devi fare gruppi di ricerca trasversali, e non è facile, perché mettiti a parlare con un informatico, mettiti a parlare che lui ha la sua visione, quindi la difficoltà e anche la sfida, mettiamola così,
è stata quella di mettere insieme persone con competenze diverse e con interessi diversi per andare a, insomma, tutti verso un obiettivo comune. Ecco, il matematico applicato deve, per fare una ricerca efficace, deve conoscere bene l'ambito in cui si muove, quindi studiare il problema, non studiarlo in maniera generale, studiarlo nelle sue specificità, per poi applicare la matematica giusta. Questo è, diciamo, il mio lavoro. Questa cosa in ambito di ricerca matematica normalmente non è percepita favorevolmente. Anche alcuni miei colleghi che sono nel mio raggruppamento disciplinare, quindi sono forzatamente matematici applicati, ma di indole, sarebbero dei matematici puri, fanno la loro matematica, poi l'applicazione la vedono così, vabbè, mi tocca fare anche l'applicazione. Ecco, io mi sono mosso invece in maniera diversa. Grazie per darmi. Diciamo così, il pubblico l'ha recepito, perché ho dovuto frenare le domande, perché altrimenti ci sono un sacco di slide che avrebbero ancora bisogno di essere visionate, però le metteremo sul sito, perché tutti la presentazione, ci sarà la registrazione e ci sarà anche quella parte, per cui chi volesse poi contattarlo per approfondire le cose, cioè, intanto adesso, diciamo così, c'è l'aperitivo, chi si vuole fermare con noi è diciamo così il benvenuto, e poi vi diamo l'appuntamento alla prossima, diciamo così, tra 15 giorni ci sarà, affronteremo il tema delle neuroscienze, quindi siete invitati tutti a venire a questa cosa. Ringraziamo ancora. Grazie.